Grazie Presidente. Sì, io ho citato il contenuto di una riunione perché mi è stata riportata dai diretti interessati, non perché me la sono ovviamente inventata io. Allora, i territori sono stati coinvolti, c'è stata massima trasparenza e massimo coinvolgimento. Sinceramente questo non è ciò che mi risulta, o almeno abbiamo visioni differenti di queste affermazioni, perché altrimenti non si capisce perché i territori si siano costituiti in comitato, stiano raccogliendo firme per chiedere alla Regione di tornare sui suoi passi. E non sto parlando di, ovviamente non faccio alcun riferimento, come è successo, ho visto anche io certe affermazioni, non del sottoscritto ovviamente, dove fanno diretta correlazione tra ricerca e sisma. Cioè, questa è una cosa che non faccio perché non è una base scientifica. Ma sappiamo bene che l'azienda coinvolta, che in questo caso la Leana Research, non è un ente accademico, non lavora per fare studi di tipo accademico, ma lavora per fare studi che permettono fare business, quindi estrazione. E questo lo dico perché è notizia di ieri che, grazie all'interrogazione del parlamentare Vittorio Ferraresi al Ministro, la stessa Leana Research nel Ferrarese a Gradizia sta attivando un pozzo, vorrebbe attivare un pozzo perché sono pronti ad estrarre. Quindi questa attività di ricerca, per quanto lei cita sostenibilità e ecocompatibilità, non trova, a mio avviso, una rispondenza nei fatti se la Regione Emilia-Romagna, proprio per le sue eccellenze enogastronomiche, le volesse tutelare. Non è assolutamente escluso che qualunque tipo di attività postuma, a posteriori, diciamo, della ricerca, quindi di estrazione, perché di questo poi alla fine si tratterà, il business è quello, anche se in questa fase non siamo a quel punto, non possa provocare danni sul territorio, quindi minare proprio quell'eccellenza di cui l'Emilia Romagna si fregia in tutto il mondo. Ora si parla con un termine che a me sinceramente fa anche un po' arrabbiare, perché si parla di coltivazione, questo è il termine che viene utilizzato, come se gli idrocarburi o il gas potessero essere seminati per essere poi raccolti. Mi piacerebbe che questa Regione fosse, avesse lo stesso coraggio che ha dimostrato in altre occasioni nel tutelare le coltivazioni che fanno di questa Regione un'eccellenza, non certo quelle che si basano ancora sulle combustibili fossili, per i quali noi, come gruppo Movimento 5 Stelle a livello parlamentare, abbiamo già elaborato un piano di dismissione del carbon fossili entro 2050, ed è consultabile da chiunque volesse. Quindi puntare ancora sulle energie fossili non è certamente una strategia che potremmo assolutamente appoggiare, e i territori sono assolutamente allarmati di questo, perché purtroppo, e lo dico, lei l'ha citato, io lo ricito, il rapporto Chiese non ha escluso completamente la diretta relazione tra attività estrattive, attività umane e sisma del 2012, non ha potuto escluderlo. Quindi anche se oggi stiamo parlando di una ricerca, la ricerca è finalizzata all'estrazione, non è finalizzata a uno studio accademico. Quindi i territori sono in fibrillazione, sono molto preoccupati, e temo che, come è successo anche in altre occasioni per altri ambiti in cui lei non era coinvolta, l'assessore, che si vada a chiudere la stalla quando i buoi sono già scappati. Cioè, andavano forse informati molto meglio prima i territori, non solo gli amministratori, molti dei quali, ci è stato detto, mi è stato riferito, sono, come si dice dalle nostre parti, cascati dal pero. Cioè, nel senso, a loro detta non sapevano nulla, poiché questo risponde al vero o meno, non sta a me dirlo, lì dipende dalle comunicazioni che avvengono tra regioni ed enti locali. Ricordo che oggi siamo qui a parlare di Fantozza, ma la Anna Research è molto attiva in regione, con una serie di ben 8 concessioni, le cito velocemente come titolo, che hanno dei titoli molto pittoreschi: Belgioioso, Bugia, Corte dei Signori, Fantozza, Molino, Ponte dei Grilli, Ponte del Diavolo e, in collaborazione con l'altra azienda, la Prospera. Attività che vanno a coprire
non solo dell'Alleanna in regione, abbiamo un'attività di ricerca e estrazione, i permessi concessi di stoccaggio che in totale coprono 8.140 chilometri quadrati. Le concessioni che sono pendenti all'8 febbraio 2017, se dovessero essere accolte, andrebbero a coprire 10.600 chilometri quadrati, quasi la metà del nostro territorio. Allora mi chiedo alla Giunta in generale, alla guida della Giunta e a lei, Assessore, quale sia la strategia di coltivazione di questa regione, se per le eccellenze enogastronomiche, le eccellenze che conosciuto in tutto il mondo, o quella degli idrocarburi. Noi ovviamente siamo fortemente critici su questo tipo di attività, perché questo tipo di attività non è eccellenza della regione Emilia-Romagna, e in altre occasioni abbiamo anche l'occasione di avere il Presidente della Conferenza Stato-Regioni, che è Presidente anche della nostra regione, quindi si potrebbe anche fare in modo di parlare col Ministero e vedere di puntare su un altro tipo di eccellenza della nostra regione. Cosa che ovviamente viene fatta, perché so che il Presidente ci tiene molto alle nostre eccellenze enogastronomiche riconosciute in tutto il mondo, ma non si può puntare su questo tipo di eccellenze e poi permettere che si vada a fare un impatto anche di tipo ambientale sui territori. Se questo tipo di concessioni le verranno portate avanti, l'azienda, in questo caso è coinvolta l'Alleanna Resources, ma potremmo dirne altre, si vedrà autorizzata appunto questo tipo di ricerca e quindi un futuro possibile estrattivo, acquisirà quel diritto acquisito, perché investe, da cui non si potrà tornare indietro. Consigliere Sassi, la invito a chiudere. Chiudo immediatamente, sì. Chiudo con questo. Ha superato. Non si potrà più tornare indietro, perché potranno andare in causa, ovviamente. Quindi quello che chiedo a questa regione è di farsi portavoce nella conferenza Stato-Regione presso il Ministero, perché questo tipo di concessioni non vengono più rilasciate. Grazie.